Fondazione Etrusca manda via i Rom. La Lega, li scacceremo con gli aratri trainati dai buoi. Un veicolo fermo non si è fermato sulla 1 all'altezza di Barberino Ronco Bilaccio. Lo sciopero dei veicoli fermi è stato indetto dal sindacato di settore per manifestare contro la realizzazione della variante di valico e ribadisce: queste iniziative per agevolare il traffico ci mettono in difficoltà. Nel 2025 al nord Europa le prime città senza auto. Controbatte la Toscana, nel 2025 le prime città senza città. Lascia auto posteggiata e la ritrova intatta e con le ruote. Rammarico del proprietario che perde così la fiducia nella microcriminalità. Gli spacciatori costretti a emigrare in Colombia. Qui troppa droga in giro, quasi più del vino. Mentre all'estero c'è molto più lavoro. Fanno esplodere bancomat ma trovano monete etrusche. Protestano i rapinatori. Non siamo mica dei tombaroli, vogliamo i soldi. E vengono così risarciti con dei buoni rapina in attesa che questa piaga dei reperti archeologici venga risolta. La Guardia di Finanza ha chiuso i battenti per una ditta di scarpe che aveva due italiani, evidentemente irregolari e contro le rigide regole locali che prevedono solo ed esclusivamente manodopera cinese. È stato inaugurato il primo parcheggio a disco orario per bambini. È questa l'iniziativa per soddisfare la domanda dei genitori parcheggiatori seriali di figli ed è già problema parcheggiatori abusivi. Discariche a cielo aperto di opere, una delle piaghe che da mesi sta colpendo la regione, che non sa più come liberarsi dell'arte. Studio Aperto non si è presentato sulle nostre spiagge della Versilia, non accadeva dal 1996. Intera regione in festa e scuole chiuse. Cassa integrazione per gli stuntmen che rispondono a domande inutili mentre prendono il sole. Meteo Flash. Meteo Flash è stato presentato da... Questo programma è stato presentato da... Segui e commenta Canale Test su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MySpace, Netlog e altri social dismessi.